Finalmente la Russia ha deciso di utilizzare mezzi moderni di comunicazione di massa, dei quali per tanto tempo si era tenuta inspiegabilmente lontana, lasciando campo totalmente libero al monopolio informativo atlantico-statunitense, che ha potuto far credere al cittadino medio europeo e statunitense-americano tutto ciò che voleva, a quel cittadino medio che per intenderci si informa poco e si vanta addirittura di non occuparsi di politica. Anno dopo anno questa sola campana ha potuto formare quel pensiero unico di cui oggi purtroppo scontiamo le conseguenze. Da qualche tempo a questa parte però c'è una seconda campana che suona, si chiama Russia Today ed è una televisione satellitare mondiale finanziata dall'agenzia statale russa Novosti RIA, un'agenzia giornalistica. Russia Today è temutissima dall'Occidente. È odiata. Evidentemente no, si vuol perdere quel monopolio di essere la sola voce ispiratrice dei popoli occidentali. Si è avuta prova dell'importanza di questa voce alternativa durante un'intervista fatta al ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, il quale ha affermato molte cose interessanti e ha dato una notizia che ben pochi conoscono, perché i banditi dell'informazione europea l'hanno nascosta ben bene, ed è questa. Ai bei discorsi di Barack Obama del 17 dicembre dello scorso anno, che hanno permesso la riapertura delle relazioni diplomatiche fra Cuba e Stati Uniti, non è seguita la fine del blocco economico, cioè il vile, famigerato blocco che ha privato Cuba di tutto per decenni, è ancora in vigore e anzi è stato incattivito. Rodriguez si è rifatto anche ad un caso particolare, ha detto: noi a Cuba abbiamo dei malati che hanno assoluto bisogno di brachiterapia e per farla è necessario l'iridio 192 che gli americani posseggono ma che si guardano bene dal darci. Ecco, notate questa informazione cosa fa pensare? Che anche il pensiero del presidente Barack Obama è stato travisato e sconfessato, e non dal primo che passa, ma addirittura dal Dipartimento del Tesoro e Commercio americano.